Pollellone lì che fa il video, visto farlo anch'io. Allora, non siamo andati bene, come sentite dalla premiazione. Vince il Barça, lasciatemelo dire, meritatamente. Adesso mi metto isolato per fare il video senza mascherina, però ragazzi, tornare allo stadio è qualcosa veramente di stupendo, di bellissimo, sensazione che mi era mancata terribilmente. E per questo devo assolutamente ringraziare Konami e PES, ex PES, ora eFootball, che ha deciso di invitare me e Kino a darci questa possibilità, questa chance di andare allo stadio, che è ancora qua alle mie spalle. Non è il Camp Nou, no camp, bensì la Cruyff Arena, il Cruyff Stadium, perché la Cruyff Arena è ad Amsterdam, quella dell'Ajax. E ci voleva, è un ritorno alla normalità, per quanto la normalità sia comunque contrastata dalla presenza di questi dispositivi di sicurezza. Ragazzi, lo stadio è sempre qualcosa di bello. Poi dirò di più: le trasferte all'estero o in stadi che non ho mai visto, mai vissuto, la bellezza di andare in giro con la maglia della Juventus anche in mezzo agli avversari, che ripeto hanno vinto meritatamente, perché noi siamo, diciamo così, ancora un po' indietro, magari anche i giocatori che sono tornati da poco dalle nazionali, ma penso ai brasiliani, penso agli italiani, non bene ragazzi, però ci portiamo a casa l'esperienza, il viaggio con gli amici, con Kino, con Lello. Abbiamo vissuto veramente, io e Kino, ormai 4 giorni insieme bellissimi, io e Lello oggi soltanto, quindi da rifare, assolutamente da rifare. Non vedo l'ora anche di tornare allo stadium a Torino, a casa nostra. Però non focalizziamoci su questi dettagli, scusate, sono euforico perché è una roba diversa. Essere euforici però per una sconfitta pesante della Juve non ci sta. Non voglio andare a discutere le bruttezze individuali che abbiamo visto, perché un po' come sparare sulla Croce Rossa, anche su alcuni giocatori che sappiamo magari non essere proprio giocatori importanti, che non saranno titolari durante la stagione, quindi non voglio focalizzarmi tanto su questo, sulle prestazioni individuali. Non faremo nemmeno le pagelle, non mi sembra né giusto né corretto, ce le teniamo per il 22 con l'Udinese, dove ci sarà la prima gara ufficiale. Invece settimana prossima si gioca con l'Atalanta allo Juventus Stadium, si torna allo stadium, non ci sarò ovviamente. 14 d'agosto magari farò qualcosa con la mia ragazza, se invece sarà impegnata lei mi guarderò la partita in tutta tranquillità. Allora, cosa c'è da dire? Io vorrei soffermarmi principalmente sulle scelte di Allegri, invece che fare tutta la pappardella sugli errori, la tattica. Voglio semplicemente parlare di come ho visto la Juventus. Nel primo tempo un 4-3-3 quando avevamo la palla noi, quindi in fase di possesso palla, e un 4-4-2 in fase di non possesso. Nel 4-3-3 i tre attaccanti erano Ronaldo a sinistra, Morata centrale, Cuadrado a destra, con Bernardeschi mezzala di sinistra. Guardate chi c'è lì, tra l'altro, che si fa il video. C'è il buon Kinoshi, non l'avevo visto. E invece quando aveva la palla agli avversari difendevamo con un semplicissimo 4-4-2, un po' come ha fatto anche Pirlo l'anno scorso, con Bernardeschi largo a sinistra, Cuadrado largo a destra e Ronaldo Morata là davanti. Questo è importante perché permetterebbe alla Juventus di schierare anche Paolo Dybala. Andresti a fare Dybala praticamente prima punta, Ronaldo a sinistra, eventualmente Chiesa che si fa tutta la fascia destra, e l'altro potrebbe benissimo essere uno tra McKennie, lo stesso Bernardeschi, potrebbe essere addirittura Rabiot, perché potrebbe fare quel ruolo lì. Quindi un'idea di Allegri avere tre attaccanti e tre centrocampisti che a seconda del momento della partita poi va leggermente a modificare il modo di attaccare e di difendere. Mentre nel secondo tempo è stato un purissimo 4-2-3-1, dove addirittura a un certo punto si mette Ranocchia sull'esterno di sinistra, si va a mettere, vabbè, c'era Morata a centravanti, poi è uscito, è entrato Marquez, un ragazzino, un giovane che questa sera era con noi. Non tanti giovani tra l'altro, perché soltanto De Winter, soltanto Ranocchia e soltanto appunto Marquez. Tanti sono rimasti a casa, lo stesso Fagioli, che è in area di cessione, lo sappiamo, lo abbiamo detto. Adesso ricominceremo a parlare di mercato, perché la settimana decisiva, mi duole dirlo, ma è sempre questa. Lo diciamo da un mese ormai, è un mese che la settimana decisiva, ma deve iniziare davvero a esserlo, perché se non hai nemmeno un paio di settimane, 10 giorni a disposizione per lavorare con la squadra al completo, comunque con dei nuovi acquisti. Adesso vedremo Caio quando arriverà, se ci sarà una quarantena, probabilmente sì, da fare, o se potrà subito aggregarsi alla squadra, ma siamo un po' indietro, ragazzi, siamo un po' indietro. Poi abbiamo giocato tremendamente male, però ripeto, è un'amichevole
quindi lascia il tempo che trova, contro un Barcellona che tra l'altro la prima partita storica del Barcellona senza Leo Messi. È stato bello essere presente qua, c'è un signore che sta facendo delle cose un po' strane, lo stadio innamoratissimo di Messi, addirittura a un certo punto hanno esposto un cartello con scritto la porta topo di Fogna, una roba del genere, l'hanno fatto togliere, hanno buttato fuori il tipo, qua sono tutti dalla parte di Leo Messi, sono tutti contro la società che ha cacciato, tra virgolette, anche se la regola è quella della Liga, uno dei più grandi giocatori della storia, se non il più grande, quello passato di qua, che ha fatto innamorare veramente le persone. Comunque ragazzi, cosa vi devo dire, ripeto, per me è stata una bella serata al di là della partita, tra l'altro c'erano le women prima della prima squadra, hanno perso 6-0, quindi il totale è 6-3-9 gol subiti, 0 gol fatti, non abbiamo visto la Juve segnare in tipo 7-8 ore che eravamo qua, ma va bene così. E dicevamo prima, chiave mercato, diventa la settimana importante, ma per chi? Perché a fine partita Pjanic, lo vedrete anche nel video che farò uscire domani, il vlog della mia giornata allo stadio con chi nasce colpo gobbo, Pjanic è andato a salutare tutti i giocatori della Juventus e, cosa importante, ha giocato 0 minuti. Segnale di mercato, segnale che Pjanic se ne andrà, segnale che tornerà a casa addirittura magari con l'aereo della Juve. Non lo so, non ve lo posso dire, però le indiscrezioni sono sempre quelle. Per la Juve Locatelli è il primo e unico acquisto, è l'acquisto numero uno da fare. E poi eventualmente, se c'è la possibilità di aggiungere anche Pjanic, è un altro discorso. Se Pjanic diventa il primo acquisto è qualcosa di male, però noi oggi abbiamo giocato con Bentancur e Ramsey come coppia di centrocampisti, quindi diciamo che non è andata benissimo. Con Danilo a centrocampo, tra l'altro, e McKennie leggermente meglio. Guardate che è arrivato qua. E cosa mi racconti di bello? Ma dopo un passivo di 9-0 che sono finite. L'ho appena detto anch'io. Beh dai, però, no, beh, come dicevo ai ragazzi, io, vabbè, ti do un attimo. No, vai. No, dicevo, io mi sono comunque divertito lo stesso al di là della era partita. Era una roba che mancava, insomma, ragazzi. Sì, adesso magari i ragazzi sono lì a casa, tranquilli, dicono, oh, come per sei divertito. Sì, per loro quei coglioni che abbiamo perso 3-0. Sì, è stato una domenica sera a guardare la Juve, ha fatto schifissimo. Tra l'altro, ragazzi, immaginatevi il mio morale, che dopo 2 settimane di ferie adesso tornerò a lavorare. Dopo un passivo di 9-0 starei volentieri qua a Barcellona a farmi un'altra settimanina, ma tra tipo 6 ore abbiamo l'aereo, quindi non dormiremo neanche stanotte. Sì. Una roba del genere. E niente ragazzi, io voglio regalarvi questa ultima visuale da Barcellona. Lì c'è anche la polizia, stanno venendo ad arrestarci perché stiamo dicendo troppe minchiate. E per chi ancora non è riuscito a venire allo stadio post-Covid, provo a darvi un assaggio di quello che era e ci auguriamo di quello che sarà. Perché prima o poi cazzo sarà, Non potrà durare per sempre sta roba. Ma Lello dov'è? Niente, Lello non lo salutiamo, non lo mettiamo nel video. Ragazzi, buona serata, grazie a tutti di averci seguito e ci vediamo domani mattina con il video del vlog generale della nostra giornata a Barcellona. Un abbraccio e buonanotte. E come sempre, forza Juve, anche se abbiamo perso.